Interpellanza del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli sul cambio di destinazione d'uso dell'ex FEA sul lungomare nord di Pescara, che da museo sarà trasformato in un art hotel. Blasioli chiede al presidente Marsilio se il nuovo progetto sia compatibile con il bando iniziale dell'affidamento al privato dell'area dell'ex FEA. Non abbiamo avuto risposte circa la conformità del progetto in deroga che è stato votato ad aprile dal Comune di Pescara, che prevede la sostituzione del museo con un art hotel, con deroghe sulle distanze, deroghe sulle altezze, con un passaggio da 5.800 metri cubi che erano stati legittimati nella gara del 2016, nel bando, agli 8.400 attuali. Ma vorremmo sapere se questo progetto del Comune di Pescara è conforme a quanto prevedeva il bando del 2016 della Regione. E poi ancora nessuna risposta neanche sul soggetto inquinatore. Possibile che dal 2021 è stato individuato un inquinamento da cloruro di vinile all'interno dell'area. Siamo nel 2024 e la Polizia Provinciale, era un quesito proprio dell'interpellanza, non ha ancora individuato il soggetto che ha inquinato. Blasioli ha sottolineato inoltre di voler mantenere ancora il discorso sul piano politico. Io voglio rimanere ancora nel campo della politica, come è mio costume. Voglio aspettare che il RUP che la Regione ha nominato confermi se ci sia un connubio tra questo progetto e il bando del 2016, altrimenti porteremo avanti la nostra battaglia politica. C'è da dire però che ormai i residenti aspettano dal 2018, da quando il bando è stato confermato, è stato consegnato all'impresa che ha vinto, e vedono vicino a loro soltanto degrado, inquinamento, rifugio di tossicodipendenti. Insomma, non è una bella cartolina da visita per il lungomare Matteotti di Pescara. Resta dunque l'urgenza di riqualificare l'intera area nel più breve tempo possibile. Non dobbiamo prendere la scusa dell'inquinamento e delle spese che giustamente la ditta ha dovuto sborsare, circa 200.000 euro per il barrieramento idraulico, per trovare scuse e realizzare cose diverse da quello che era previsto nel bando iniziale.